Cari amici, sono tornati i culti online settimanali. Mentre sto parlando, non è ancora una necessità, ma in questa situazione la verità di oggi non è sempre la verità di domani. Abbiamo preparato questi culti per alcune ragioni. Alcune persone non possono andare ai culti per motivo di salute. O sono persone che hanno paura di venire in chiesa. Corpi non possono avere un culto ogni settimana perché hanno persone malate. Il governo chiede che abbiamo meno contatti possibile. Da un lato vogliamo dare al virus il minore numero di possibilità, ma dall'altro vogliamo mantenere i nostri culti che sono molto importanti per noi. Allora, abbiamo deciso di preparare dei culti video, ma di tenere le sale il più possibile aperte. Significa che per le prossime domeniche è possibile nella vostra regione avere un culto video e un culto al corpo. Forse potete guardare il culto video nella sala e poi parlare del contenuto insieme per pensare a ciò che potete prendere per voi stessi. Posso già invitarvi per un culto speciale il 22 novembre. Avremo un culto per tutto il comando. L'esercito della salvezza dell'Italia e quello della Grecia celebreranno un culto insieme. In questa occasione avremo il benvenuto del nuovo segretario generale e della nuova segretaria per i ministeri femminili, come anche per i nuovi ufficiali regionali per la Grecia. Siamo entusiasti per questo culto. Faremo anche qualche cosa per l'appello nazionale che si tiene durante il mese di novembre, probabilmente il 29. Preparate già il portafoglio. Fino a oggi, quasi tutti i culti video sono stati fatti con gli ufficiali. Loro hanno fatto un super lavoro e io sono molto fiero di mostrare i culti italiani a tutti i miei amici dappertutto. Ma saremo felici di avere anche contributi dei compagni. Allora potete anche partecipare con una testimonianza o un canto o un altro contributo. Per fare questo potete preparare un breve video e mandarlo ai vostri ufficiali di corpo. Approfitto anche per ringraziare i capitani Luigi e Valentina Capuano e tutti gli ufficiali per la preparazione e la qualità del lavoro. Come già detto, saremo veramente felici di avere più contributi, ma dovete sapere due cose. Primo, la qualità deve essere abbastanza buona. Allora, prima di fare qualcosa, dovete seguire le informazioni che trovate alla fine di questo culto. Secondo, non è mai sicuro che il vostro video sarà usato in un culto. Questa situazione è molto particolare e non è un bene per i credenti di non essere insieme. Allora, vi incoraggiamo di cercare il contatto con gli altri compagni molto più di normale, per telefono o in altri modi. In ogni caso, siamo felici di poter offrirvi questi video culti e siamo sicuri che Dio benedirà tramite essi. Vi auguro un tempo eccellente nella presenza del Signore. Salmo 130. Attesa dell'intervento di Dio. O Signore, io grido a te da luoghi profondi. Signore, ascolta il mio grido. Siano le tue orecchie attente al mio grido d'aiuto. Se tieni conto delle colpe, Signore, chi potrà resistere? Ma presso di te è il perdono, perché tu sia temuto. Io aspetto il Signore, l'anima mia lo aspetta. Io spero nella sua parola. L'anima mia anela al Signore, più che le guardie non anelino al mattino, più che le guardie al mattino. O Israele, spera nel Signore, poiché presso il Signore la misericordia e la redenzione abbonda presso di Lui. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe.
Amen. Preghiamo insieme. Oh Signore, grazie perché sei sempre vicino a noi, come hai promesso ai primi discepoli e anche a noi. Sarà con voi fino alla fine. E quanto abbiamo bisogno della tua presenza, della tua potenza nelle nostre vite. Aiutaci a sentire la tua presenza e la tua voce e dacci il coraggio di obbedire quello che ci dici. Guidaci in questi momenti difficili, riempici del tuo Spirito Santo, della tua gioia, la tua pace e il tuo amore. Aiutaci a trovare tutto quello di cui abbiamo bisogno nella tua presenza. Benedici l'esercito della salvezza e chi ascolta questi video culti, chi è con noi. Benedici l'Italia, finché possiamo tutti capire e sentire la tua pace, la tua gioia. Nel nome di Gesù Cristo, il nostro Salvatore. Amen. Buona domenica a tutti, benvenuti in questo momento di lode e vogliamo iniziare con il primo coro che dice: sulla terra e in cielo regna il Creatore, di montagne e mari, di ruscelli e fiori, ma quel che vorrei qui dentro al mio cuore è che tu regni in me, Signore. E in questi giorni di disordine, in questi giorni di mancanza di certezze, possiamo andare sicuri al Signore e cantare insieme. Lodiamo il suo santo nome. Sulla terra il cielo è creato, di montagne e mari, uccelli e fiori, ma quel che vorrei dentro mio cuore e che tu regni in me, Signor, col tuo poter Dio regna in me, oltre i sogni miei nel triste dolor di ciò che so, tu sei Signor, voglio che regni in me ancora. Parole mie riflettere vorrei l'amore del Signore, niente al mondo può darmi più di te, voglio che regni ancora in me, col tuo potere Dio regna in me, oltre i sogni miei nel triste dolor di ciò che sono. Possiamo davvero trovare un punto fermo nel Signore. Dobbiamo avere questa certezza. E c'è questo bellissimo cantico, il cantico 141, che nella seconda strofa dice: ho qual certezza per il mio cuore, maestro mio divino, o Salvator, mio Salvator, a te vo star vicino. Amen. Cantiamo insieme anche questo cantico. Oh, qua felicità decora, fine ho trovata,
sono salvato dal Signore, oh pace sconfinata, e dal peccato mi lavò col sangue della croce, ora il gemendo più non può accanto a piena voce. Oh, quanta certezza del mio col Maestro mio Divino, oh Salvatore mio Salvatore, a te lo star vicino. Da male gioco solo tu infrangerai potuto, e dare vita a buon Gesù a me che ho perduto. De ancora lasciatevi cantare Cristo il grande amore, e sul cavallo voglio andare sublime Salvatore. E da fratello ed è per me celeste il mio tesoro, divino luce e mia fede, lui prego, lui adoro. La testimonianza che noi tutti dobbiamo portare è che il Signore è colui che salva. Il Signore ha lavato via il peccato e solo a Lui possiamo rivolgerci anche in questi momenti difficili, questi momenti complicati. Che il Signore ci benedica. Ciao a tutti bambini. Oggi vi voglio raccontare una piccola storiella. Immaginatevi di essere degli esploratori e che un bel giorno decidete di uscire di casa ed esplorare questo mondo in cerca di nuovi tesori. Quindi cosa fate? Prendete il vostro cappello, il vostro zainetto e iniziate ad esplorare il mondo. Camminate, camminate, camminate e ad un certo punto arrivate ad un enorme campo. Siete confusi perché immagino stiate pensando: ma cosa ci farà mai un tesoro in un campo? Normalmente i tesori si trovano nelle caverne, nelle giungle, magari sottoterra o sott'acqua, ma non in un campo. Ma voi non vi fate abbattere perché siete dei bravi esploratori e quindi decidete lo stesso di iniziare ad esplorare questo campo. Cercate, cercate e magari iniziate anche a scavare. E ad un certo punto trovate questo enorme tesoro. Siete così felici che dalla gioia decidete di vendere tutto quello che avete e di stare insieme a questo tesoro. Vedete, il regno di Dio funziona più o meno allo stesso modo. Una volta che noi troviamo questo tesoro, che è Dio, vogliamo stare tutto il tempo con Lui, vogliamo dare tutto quello che abbiamo pur di stare con Lui e che nessuno ce lo porti via. E come nella storiella, Dio si farà trovare magari anche nei posti dove meno ce l'aspettiamo, come in un grande campo. Ciao a tutti! Leggiamo dal Vangelo di Luca, al capitolo 6, i versetti da 47 a 49. Chiunque viene a me e ascolta le mie parole e le mette in pratica, io vi mostrerò a chi assomiglia. Assomiglia a un uomo, il quale, costruendo una casa, ha scavato e scavato profondamente e ha posto il fondamento sulla roccia. È venuta un'alluvione. La fiumana ha investito quella casa e non ha potuto smuoverla perché era stata costruita bene. Ma chi ha udito e non ha messo in pratica assomiglia a un uomo che ha costruito una casa sul terreno, senza fondamenta. La fiumana l'ha investita e subito è crollata, e la rovina di quella casa è stata grande. Quando l'avversario verrà come una fiumana, lo Spirito dell'Eterno in fuga lo metterà. Quando l'avversario verrà come una fiumana, lo Spirito dell'Eterno in fuga lo metterà. Non temer, non temer, non temere, male da te fuggirà. Non temer, non temer, non temere, Gesù.
Gesù con te sarà. Quando l'avversario verrà, come la fiumana, lo spirito dell'Eterno in fuga lo metterà. Quando l'avversario verrà, come la fiumana, lo spirito dell'Eterno in fuga lo metterà. Non temer, non temer, non temere, il male da te fuggirà. Non temer, non temer, non temere, Gesù con te sarà. Non temer, non temer, non temere, il male da te fuggirà. Non temer, non temer, non temere, Gesù con te sarà. L'idea che muove questa parabola è che molti invocano Gesù ma poi non fanno quello che gli dice. O non hanno veramente ascoltato, o forse quello che hanno sentito non gli è piaciuto. In entrambi i casi è ovvio che un approccio del genere non porta a nulla, anche se non è un tema nuovo, visto che, come è raccontata nella Bibbia, la storia di Israele è un alternarsi continuo tra la vicinanza e l'ubbidienza a Dio e l'allontanamento e la disubbidienza. Gesù paragona la nostra vita di fede a una casa che noi, che siamo i costruttori in questo caso, decidiamo su cosa fondare. E poi ci sono i test della vita che confermano o meno la bontà e la conseguente stabilità delle nostre scelte. La casa della storia è stata sicuramente costruita da qualcuno che voleva avere un luogo sicuro, ma è solamente quando viene sottoposta alle intemperie che si capisce se le scelte costruttive sono state quelle giuste. Spesso quando viene raccontata ai bambini, la casa che poi regge è illustrata come una casa un po' spartana ed essenziale, costruita sul cucuzzolo di una montagna. Mentre quella che viene poi spazzata via è una bella villetta costruita sulla spiaggia. A dire il vero, la seconda è più attraente della prima, nonostante la misera fine che poi farà. Avete sicuramente sentito parlare del Mose, che è un sistema di dighe mobili che hanno lo scopo di proteggere la laguna di Venezia e tutto il patrimonio artistico, ambientale, storico che contiene da tutte le acque alte, compresi gli eventi estremi. Ci sono voluti 54 anni quasi da quando, in seguito all'inondazione del 1966 che sommerse Piazza San Marco, si prese atto della necessità di difendere Venezia e quindi poi è stato messo su questo sistema. Nel frattempo tutti quanti dicevano: funzionerà? Non funzionerà? E uno dei motivi delle perplessità era il fatto che le prove che erano state fatte in questi anni erano sempre quando c'era il mare calmo e c'era chi diceva che durante una vera tempesta il sistema non avrebbe funzionato. E poi il 3 ottobre scorso, in una giornata in cui l'acqua avrebbe potuto arrivare a 150 centimetri causando ovviamente moltissimi danni, il sistema è stato messo in funzione e ha retto. Una cosa importante da dire è che in condizioni normali queste paratoie del Mose sono invisibili, giacciono sul fondale piene d'acqua. In condizioni normali la fede è una quieta e a volte forse un po' troppo silenziosa presenza, quasi immersa, invisibile, che però va ugualmente alimentata e manutenuta, a cui va dedicato il nostro tempo. Per la manutenzione del sistema del Mose, ad esempio, è stata dedicata una grossa area dell'arsenale di Venezia, perché queste paratoie devono essere manutenute, potrebbero arrugginirsi, potrebbero non funzionare nel momento in cui sarà necessario. La nostra fede, proprio come questo complesso sistema, non può essere lasciata lì così soltanto perché tutto va bene. Quante persone dicono di credere in Dio, che però è un Dio che in realtà non conoscono, e la loro fragile fede, quando arriva l'acqua alta, le prove della vita, le difficoltà, non regge perché non è fondata su un progetto, non è radicata, non è custodita, non è nutrita.
Spesso in questo mondo così centrato sulla soddisfazione del cliente, la fede è vista come una specie di talismano da tirare fuori all'occorrenza quando le cose si mettono male. E poi ci meravigliamo e ce la prendiamo con questo Dio che ci siamo creati quando le cose non funzionano, quando questa fede non funziona. È come se avessimo messo dei Lego per fermare l'acqua alta a Venezia. Bisogna fare attenzione perché viviamo in un mondo che il profeta Isaia descrive molto bene. Con queste parole nel capitolo 59 dice: «La rettitudine si è ritirata e la giustizia si è tenuta lontana. La verità infatti soccombe sulla piazza pubblica e il diritto non riesce ad avvicinarvisi». E poi continua: «Il Signore ha visto e gli è dispiaciuto che non vi sia più rettitudine». Non crediamo che Dio sia lontano, non pensiamo che Lui non abbia il polso della situazione del nostro mondo, non pensiamo che non abbia il potere di intervenire nelle nostre vicende. Ma intanto la nostra fede deve essere costruita sulla conoscenza, costruita e cercata, e alimentata e custodita, in modo che, come dice Isaia, quando l'avversario verrà come una fiumana, lo Spirito del Signore lo metterà in fuga. Lo Spirito del Signore e non la nostra pochezza. Gesù dice che per essere una casa ben fondata e radicata dobbiamo andare a Lui, ascoltare le sue parole e metterle in pratica. È tutto centrato su di Lui, non su di noi. Dobbiamo avvicinarci al Signore sempre di più, conoscerlo sempre di più attraverso la Bibbia, pregare sempre di più, passare del tempo con il Signore e poi mettere in pratica ciò che abbiamo imparato e ascoltato. Questo è radicarsi. La struttura della nostra fede, questa grande opera che Dio fa in noi, deve essere visibile al mondo per reggere a tutte le acque alte. Vi sfido a fare il punto della situazione della vostra fede. Avvicinatevi o riavvicinatevi a Dio e chiedetegli, come fece Mosè, che la sua presenza venga con voi in ogni cosa che fate, in tutto ciò che siete, che sia Lui stesso a mostrarvi la strada da percorrere, le scelte giuste da fare, ciò che va corretto, in modo che le parole di Gesù non cadano nel vuoto, ma siano meditate e praticate. Veniamo a Lui, ascoltiamolo e agiamo di conseguenza con la benedizione della Sua presenza nella nostra vita. Amen.
presenza. No, non lasciarci andare, Signore. Come potranno dire la verità se non parliamo col tuo amore, se non viviamo in tua presenza? No, non mandarci, oh Signore. Come potremmo donare Alla conclusione di questo culto vogliamo ricevere la benedizione di Dio su ognuno di noi. Leggiamo in Filippesi, al capitolo 4, i due versetti 19 e 20. Il mio Dio provvederà splendidamente a ogni vostro bisogno, secondo le sue ricchezze in Cristo Gesù. Al Dio e Padre nostro sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen.